Una chiesa famiglia fra la gente. Con gli orientamenti del vescovo Armando per il nuovo anno pastorale si è conclusa l'assemblea pastorale diocesana. In occasione della festa di San Matteo, il vescovo Armando ha presieduto nella parrocchia di San Giuseppe al Porto la Santa Messa con la Guardia di Finanza. Sudafrica, un paese da capire. A Cerasa, un incontro pubblico con Padre Gabriel Quedo, missionario della Consolata. Al Castello di Frontone, la presentazione del progetto Banchi di Prova. Domenica 27 settembre a Villa del Monte la festa del Crocifisso. Ad animare la festa sabato 26 settembre i ragazzi del Centro Missionario Diocesano. Generazioni in Ecstasi, la comunicazione distorta del pericolo. Allo Chalet del Mar tanti relatori a confronto per parlare degli adolescenti e le nuove droghe. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Apriamo questa edizione parlando dell'Assemblea Pastorale Diocesana che si è tenuta sabato 19 settembre, durante la quale il Vescovo ha offerto ai presenti gli orientamenti per il nuovo anno pastorale. Vediamo il servizio realizzato per noi da Matteo Itri. Occorre ricentrare il Vangelo a ogni livello della programmazione pastorale, un tema estremamente caro a Papa Francesco e che il Vescovo Armando ha riproposto all'intera diocesi in occasione dell'Assemblea Pastorale Diocesana di sabato 19 settembre. In tale contesto sono stati forniti gli orientamenti per il nuovo anno pastorale che si sta aprendo proprio in questi giorni. Tante le attenzioni messe sul tavolo, dal prossimo convegno ecclesiale di Firenze alla giornata mondiale della gioventù a Cracovia, ovviamente ponendo come filo conduttore l'anno giubilare dedicato alla misericordia. Presso il centro pastorale diocesano di Fano, il Vescovo ha diviso il suo intervento fra premesse legate all'approccio al servizio di annuncio e un elenco di attenzioni che contraddistingueranno l'anno pastorale. Le azioni devono vibrare, devono avere un cuore. Un cristiano asettico e distante, anaffettivo e ingessato non incontrerà mai la sua gente, né comunicherà il Vangelo, ha detto il Vescovo. Non è possibile annunciare il Vangelo senza creare affetti e legami, privo dei quali sarebbe incomunicabile. Una premessa che interpella l'intero servizio di qualsiasi operatore pastorale, a cominciare dalla propria esperienza di vita. Nella quotidianità del servizio, elemento imprescindibile di ecclesialità è l'apertura alla diocesanità, luogo in cui poter trovare ossigeno, energie e risposte. Non è questione di quantità, ha chiarito il Vescovo Armando, ma di spessore della testimonianza che siamo capaci di offrire. Per quanto riguarda la programmazione pastorale, di estrema importanza sarà la contemplazione del mistero della misericordia, dopodiché diventarne interprete in prima persona, accoglierla dunque con animo grato per poi diventare capaci di misericordia verso i fratelli. Da questo semplice ma estremamente radicale esercizio si diramano i vari percorsi pensati per quest'anno pastorale. La Caritas diocesana intende promuovere due progetti sperimentali dedicati alle questioni delle cure sanitarie e dell'accoglienza di persone richiedenti asilo. La formazione del clero, di cui sarà incaricato Monsignor Ugo Ughi, avrà anche il compito di alimentare quello scambio e quella fraternità tipici di un presbiterio maturo in cammino. Il servizio diocesano per la pastorale giovanile, assieme all'ufficio diocesano di pastorale per le vocazioni, continueranno a proporre l'esperienza di casa giovani, assieme alla preparazione verso la GMG del 2016 a Cracovia. Si aggiungerà però la PG in Tour, un'iniziativa volta a conoscere le singole realtà parrocchiali, incrociando esigenze e potenzialità. L'ufficio diocesano di pastorale familiare investirà ancora nuove energie per allargare la rete delle collaborazioni in modo da rendere la famiglia un soggetto a pieno titolo della pastorale, riscoprendo in essa una straordinaria protagonista della nuova evangelizzazione. A sostegno di ciò anche il consultorio e l'associazione La Famiglia offriranno la possibilità di un percorso di formazione per operatori, avvalendosi del supporto di esperti a vario titolo. A sostegno di tutto questo e sulla scia della lettera pastorale dei Vescovi delle Marche rivolta proprio ai consigli pastorali diocesani e parrocchiali, ci sarà il nascituro gruppo operativo di laici, espressione delle singole parrocchie, che si spenderanno per la diocesi o per la vicaria di cui fanno parte. Così facendo si rafforzerà il collegamento fra le parrocchie e tra queste e movimenti e le associazioni, al fine di trovare linee sempre più comuni e condivise. E dal centro pastorale ci spostiamo alla parrocchia di San Giuseppe al Porto, perché lunedì 21 settembre, in occasione della festa di San Matteo, il Vescovo Armando ha presieduto la Santa Messa a cui ha preso parte la Guardia di Finanza, di cui il Santo è protettore, in particolare nel servizio di Enrica Papetti.
In occasione della festa di San Matteo, nella parrocchia di San Giuseppe al Porto, il vescovo Armando ha presieduto la Santa Messa, alla quale hanno preso parte i militari della Guardia di Finanza e le loro famiglie, di cui il santo è patrono. La figura di Matteo, ha sottolineato il vescovo, ha faticato ad essere accolta nel gruppo dei dodici, ma Gesù, affermando che non sono i sani ad aver bisogno del medico ma i malati, sottolinea che è venuto per dare ad ognuno la possibilità di riscattarsi. Gesù vuole misericordia, parola determinante e impegnativa. Prendendo in esame il Vangelo di Matteo, il vescovo si è soffermato sul verbo vedere, che non è un semplice guardare, ma un significato molto più profondo, quello di entrare nel volto dell'altro, nel cuore della gente, e intravedere un'opportunità, e sulla commensalità intesa come condivisione. Riferendosi poi alla Guardia di Finanza, ha messo in evidenza il ruolo in primis educativo del corpo militare. Di voi si parla sempre quando siete nell'opera repressiva, ma il vostro ruolo è prima ancora educativo. La vostra divisa rappresenta un segnale per il bene di tutti ed è necessario che si recuperi nell'immaginario collettivo anche questo valore. Ci spostiamo ora a Cerasa, dove l'associazione Area Servizi, il Circolo Acli di Cerasa, in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano, organizzano lunedì 28 settembre alle ore 21 un incontro pubblico presso il Circolo Acli di Cerasa di San Costanzo, dal titolo Sudafrica, un paese da capire. Interverrà all'incontro padre Gabriel Quedo, missionario della Consolata in Sudafrica, dove opera e lavora a fianco dei giovani con tre ragazzi della sua comunità. L'occasione sarà propizia per fare il punto sul progetto Giovani, lanciato 2 anni fa, che prevede il sostegno alla missione di padre Gabriel per creare uno spazio di incontro e formazione dei giovani di Dayton. Sabato 26 settembre al Castello di Frontone è in programma la presentazione del progetto Banchi di Prova, un progetto che vuole promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati attraverso la valorizzazione del territorio, la formazione e la trasmissione pratica dei saperi. Ne parliamo con Michela Pagnini. Sabato 26 settembre, presso il Castello di Frontone, alle ore 10 presenteremo il progetto Banchi di Prova, finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato delle Marche e gestito da una ricca rete di associazioni di volontariato e altre realtà del territorio. In particolar modo ricordiamo l'Associazione Amicizia e Solidarietà di Frontone, la Caritas Interparrocchiale di Cagli, il gruppo Agesci, l'ACLI, la cooperativa La Macina, il gruppo Vincenziano e tante altre. Il progetto si sviluppa in particolar modo nei comuni di Cagli, Frontone, Cantiano ed Acqualagna e suo obiettivo è quello proprio di attivarsi tutti quanti in rete per affrontare la difficile situazione di difficoltà soprattutto lavorativa del territorio, valorizzando però e sostenendo la specificità del territorio stesso e quindi coinvolgendosi nelle diverse attività proposte. In particolar modo, nello specifico, grazie al progetto Policoro della nostra diocesi, verrà attivato un percorso di formazione e orientamento relativo ai temi del lavoro, dell'autoimprenditorialità, della cooperazione, rivolto in particolar modo ai giovani, ma non solo, aperto comunque a tutta la cittadinanza. A questo percorso di formazione seguiranno dei laboratori di trasmissione dei saperi per il recupero, comunque la valorizzazione di alcuni mestieri e alcune manualità e aspetti dell'artigianato locale, e grazie alla collaborazione con alcune aziende agricole del territorio sarà attivato anche un focus sull'agricoltura locale e biologica attraverso dei laboratori di orticoltura e di giardinaggio. E saranno poi possibili anche realizzare dei piccoli inserimenti lavorativi e tirocini formativi. Da Frontone ci spostiamo a Barchi, perché la parrocchia di San Maurizio di Barchi organizza domenica 27 settembre la tradizionale festa del Crocifisso a Villa del Monte. La festa inizierà sabato sera 26 alle ore 21 con l'animazione a cura dei giovani del Centro Missionario Diocesano nel Prato, a fianco alla chiesa di Villa del Monte. A seguire domenica 27 le sante messe alle ore 10 e alle ore 16 con la solenne processione accompagnata dalla banda musicale. Venerdì 18 settembre allo Chalet del Mar tanti esperti si sono confrontati di fronte a un folto pubblico sul tema degli adolescenti e le nuove droghe. Nell'incontro Generazione in Ecstasy, la comunicazione distorta del pericolo, organizzato dall'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Vediamo il servizio.
Un incontro ricco di spunti interessanti grazie alla partecipazione di relatori provenienti da diversi settori. Venerdì 18 settembre allo Chalet del Mar circa una settantina di persone hanno preso parte all'incontro Generazioni in Ecstasy, la comunicazione distorta del pericolo. Organizzato dall'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fano e con la collaborazione dello Chalet del Mare di Daniele Filippo Carboni della Nautilus. La serata si è aperta con l'intervento del Vescovo Armando, che ha sottolineato come il consumo di droga sia il segno di una malattia interiore, di una malattia del cuore, dei sentimenti e della libertà. Se non lavoreremo su queste cause per superarle, ha proseguito il Vescovo, ogni rimedio sarà illusorio. Presenti anche l'assessore alle politiche giovanili Caterina Del Bianco e il sindaco di San Costanzo Margherita Pedinelli in rappresentanza della provincia. Come comuni, ha sottolineato Caterina Del Bianco, dobbiamo cercare di canalizzare il tempo libero dei ragazzi per farli stare insieme in modo sano. Ben vengano questi momenti di confronto per continuare a parlare di argomenti, quali quello della droga, che non sono sicuramente finiti negli anni Ottanta, ma che in questi anni purtroppo sono ritornati prepotentemente alla ribalta. Lo sforzo che cerco di fare come amministratrice, ha messo in evidenza Margherita Pedinelli, è cercare di capire e conoscere, e la ricetta migliore per fare questo è parlarne, in questo caso in luoghi che sono abitualmente frequentati dai ragazzi. Abbiamo anche pensato come comune alla figura dell'animatore di strada che possa intercettare i bisogni dei giovani di oggi, dove i giovani abitualmente si riuniscono. Il talk show, introdotto da alcuni commenti tratti da Facebook inerenti agli ultimi tragici fatti di Riccione non solo, letti da Edoardo Frustaci e Alex della Scuola di Teatro Oltre il Sipario, è entrato nel vivo con gli interessanti interventi dei numerosi relatori, di Marco Battini, coordinatore del coordinamento Unità di Strada della Regione Emilia-Romagna, del dottor Cesare Grianti, dirigente medico del laboratorio di tossicologia dell'Aria Vasta 1, del DJ di fama nazionale produttore musicale Frankie P e del DJ Luca Valentini, del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Fano Alfonso Falcucci, che ha posto l'attenzione, date alla mano, sul problema droga relativo al nostro territorio, della psicologa e psicoterapeuta della cooperativa IRS Aurora Alessia Guidi e dell'addetto alla sicurezza Francesco Loiacono, che ha spiegato ai presenti le difficoltà che incontra nel suo lavoro molto delicato e non sempre facile. Il video integrale della serata è disponibile sul sito www.fanodiocesi.it. Anche per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito fanodiocesitv.it. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.